Caccia Passione, buongiorno, siamo qui a Norimberga, il 2019, nello stand della Paschiere Pellagri con Alessandro Goggi. Paschiere Pellagri è una delle aziende italiane più conosciute per la realizzazione e per la produzione di cartucce, ovviamente la caccia. E Alessandro, ci sono delle novità importanti che ci vuoi illustrare? Allora, per la linea tradizionale quest'anno riedizione, riprendendo quello che è un discorso che abbiamo iniziato 2 anni fa con prima le Baby Tigre, poi con le F2 Super Flash, quest'anno riedizione è una cartuccia, un Evergreen, l'MV gigante, una cartuccia che ha accompagnato i cacciatori di tutta Italia. Chiunque ha praticato in pratica la caccia, a meno che non sia delle ultime generazioni. Ultimissime generazioni comunque ha avuto a che fare con questa cartuccia. Noi l'abbiamo riproposta, ovviamente possono in cartone, 33 grammi con una borra feltro a 3 strati. Poi sempre proseguendo con la linea tradizionale, la Ballistite 34, una cartuccia la cui particolarità è il propellente utilizzato, che è un po' lo state of art di Paschiere Pellagri. È una doppia base al 30% di nitroglicerina che consente prestazioni sempre omogenee, sempre performante. E un'altra caratteristica è la totale insensibilità alle variazioni climatiche sia nel breve che nel lungo termine, quindi cambi di umidità e temperatura abbiamo sempre una cartuccia che esprimerà sempre prestazioni eccellenti, costante ed eccellente. Poi abbiamo una nigrina lamellare, è una cartuccia 25 grammi in bossolo da 67, pensata per la caccia a piccola selvaggina con il calibro 20, va praticamente a coprire tutta la gamba su calibro 20, in bossolo da 67 questo qua. Altra cartuccia interessante è sicuramente la BB Extra Fiber, altro che la versione completa e buona velcro di una nostra già stracologata cartuccia che è la BB Extra, quindi parliamo di una cartuccia sempre 35 grammi, un po' solo d'ordo il tipo 3, per i tiri a breve raggio o medio raggio nel folto dove si ha necessità di avere una buona grammatura di piombo per poter riuscire a portare più pallini sul bersaglio. Per quanto riguarda invece il calibro 16, abbiamo studiato una cartuccia semi-magno in bossolo da 70, 36 grammi di piombo con borra contenitore. È un po' una particolarità di questa cartuccia, è la velocità che è 3,95 metri secondo in 2,5 per una cartuccia a 36 grammi in un calibro come calibro 16, sono importanti. Stiamo parlando di una cartuccia che rapportata in un calibro 12 è come sparare un 42 grammi. Quindi una grammatura è un equilibrio importante e soprattutto non si ripercuote a livello di spalla, quindi abbiamo sempre una cartuccia morbida alla spalla, buono per 36 grammi di piombo e delle velocità importanti. Poi abbiamo la Semimagno 40HV, è una cartuccia che abbiamo pensato per quelle cacce difficili, potrebbe essere la caccia al colombaccio, quindi 40 grammi ad alta velocità 410 metri al secondo con borra contenitore per poter dare quella marcia in più a una grammatura importante come potrebbe essere un 40 grammi. Ultima cartuccia, la Magnum 50 Fiber, sempre nell'idea di cartucce con borra feltro per andare a sopperire in quelle cacce dove si spara molto nel folto, 50 grammi per tiri nel breve o nel medio, anche se selvatici di molto importante. Vedo che nella cartuccia, nella scatola della cartuccia gigante c'è il vecchio simbolo, l'unico simbolo di Bologna. Il Nettuno, simbolo di Bologna, la nostra città. Abbiamo, è sempre abbiamo una costante. Voluto, è sempre una costante, abbiamo anche altre cartucce che riportano questo logo. La particolarità di questa cartuccia è premiante anche vedere che abbiamo conservato al massimo quello che era la scatola originale, è molto simile e è un valore aggiunto perché ricorda i tempi passati. Una cosa veloce, anche se sappiamo insomma che il mercato d'Italia particolare, esatto. E non, anzi, diciamo che proprio non è da basta da considerare, è quello dei pallettoni. Vedo che avete creato una gamma di tre tipologie di pallettoni
sì, ovviamente noi cominciamo anche per il mercato estero, e una cosa, delle cartucce che mancavano all'interno della nostra linea erano delle cartucce pallettoni con borra contenitore o con diametri di pallettoni particolari. Infatti cosa abbiamo? Abbiamo due cartucce, una 8 pallettoni 30 grammi e una 10 pallettoni 37 grammi. Sono pallettoni dell'11-0 però all'interno di una borra contenitore. Borra contenitore studiata da noi, quindi rinforzata per poter sopperire al colpo d'ariete che arriva a questa borra. La particolarità dell'8 pallettoni è la velocità. L'abbiamo definita Extreme Velocity perché raggiunge la velocità di 475 metri secondo. È una velocità che rasenta quella di una cartuccia palla tradizionale, mentre l'8 pallettoni è già una cartuccia più mite da 415 metri secondo. L'altra cartuccia pallettoni sono 10 pallettoni dal 12-0 in quella che è un'ipotetica scala italiana, è una più realistica 000 book della scala americana. La particolarità è che si è riusciti a mettere 12-10 pallettoni in un bossolo da 70. Generalmente sul mercato americano si trovano già delle cartucce, però in bossolo da 77. Ora abbiamo fatto in bossolo da 70, quindi sparabile in tutti i fucili. La particolarità di questo 12-0 è il pallettone ovviamente di diametro maggiore, parliamo di un 9,1 mm di diametro contro il classico 8,6 dell'11-0. E ovviamente questo si ripercuote sul peso, il pallettone invece di pesare 3,7 grammi pesa 4,5 grammi, il singolo pallettone. Andiamo per il mercato estero. Ovviamente questo per il mercato estero. Quindi io ti ringrazio perché ci hai fatto fare un tuffo nel passato con la modernità che adesso la tecnologia e la ricerca ci permette. Mi emoziono sempre guardando la scatola. La scatola mi ricorda di quando il sapore del cartone. La storia della cartone. È stato un piacere fare questo percorso. Anche per ciao, grazie, a presto.